Varese, amichevoli con il Billy e il Lens. Sabato alle 17 a Manzano, debutto dei bianconeri con l'11 sloveno. Il 31 luglio in Francia alle 18 contro la squadra dell'ex Fofana. Ancora chiuso il chiosco del Parco Moretti, senza risposta all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Pirone. L'assenza del servizio scoraggia i fruitori dell'area verde. A San Vito al Tagliamento per l'inaugurazione del nuovo reparto di riabilitazione, l'assessore Riccardi si appella ai sanitari per portare a vaccinarsi altre 200.000 persone. Oggi in regione 15 nuovi contagi. Arrestato in Friuli un 42enne che aveva acquistato online la droga dello stupro. La polizia ha intercettato il pacco proveniente dall'Olanda. 3 bandiere verdi e 2 nere per la montagna friulana. Legambiente promuove Donia di Saganis, una giovane imprenditrice agricola, bocciata alla regione per i concerti ai laghi di Fusine e i progetti di nuovi impianti a Sellanevea. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV. Apriamo con lo sport, con il calcio, questa edizione serale del nostro notiziario, perché c'è l'ufficializzazione delle prime amichevoli precampionato dell'Udinese. Allora ci colleghiamo subito con la Dacia Arena, con la sala stampa della Dacia Arena, dove c'è per noi Alessandro Surza per darci tutti i dettagli. Buonasera Alessandro. Ciao Angela, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i tifosi bianconeri. Esattamente, hai detto benissimo tu, sono giorni di ufficialità. Si attende quella per quanto riguarda il mercato di Destiny Udogi, che dovrebbe arrivare, a meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto qui in città nei prossimi giorni, e questo è un gran colpo. Ma come dicevi tu, partiamo dalle ufficialità. Se lunedì sera, cioè ieri sera, abbiamo dato quella di Rodrigo De Polo all'Atletico, ci sono due ufficialità non di mercato ma di campo, di calcio giocato, due amichevoli. Una questo sabato contro l'ND Bili a Manzano alle 17, saremo pronti a raccontarvele in diretta su Udinese TV. L'altra invece dopo due settimane, il 31 luglio, si andrà a trovare un vecchio amico, il Lens di Seco Fofana, in terra francese. Queste, Angela, le notizie ufficiali ad oggi. Ovviamente ne arriveranno molte altre nel corso delle prossime settimane, sperando anche dal punto di vista del mercato in entrata, però intanto due amichevoli ufficiali. Allora Angela, vediamo il servizio e poi a te la linea. Giorni di ufficialità in casa Udinese per quanto riguarda il mercato, ma anche per quanto concerne le gare amichevoli utili da disputare per iniziare a assaggiare la condizione della banda Gotti. Se ieri è stato il giorno della cessione di Rodrigo De Paul, volato a Madrid dopo 5 anni con tanto di obbligatori saluti e ringraziamenti da parte del club friulano, oggi è il giorno dell'ufficialità di due amichevoli che si disputeranno nei prossimi giorni. La prima è in programma questo sabato alle ore 17 a Manzano contro gli sloveni dell'ND Bilie e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Udinese TV. La seconda invece è in programma sabato 31 luglio alle ore 18 in terra francese contro il Lens dell'ex Seco Fofana e sarà il match che chiuderà di fatto il ritiro austriaco prima del rientro in terra friulana. Per quanto riguarda il mercato, è sempre più vicino l'arrivo di Destiny Udogie. Il talento classe 2002 del Verona sembra davvero ad un passo e sarebbe il secondo acquisto dopo quello di Daniele Padelli. Un talento, se la trattativa dovesse andare in porto, che sarebbe da sgrezzare e valorizzare, ma mister Gotti sa benissimo come comportarsi con i giovani talenti. Vedi, Molina sa aspettarli e lanciarli al momento giusto per farli maturare e crescere senza fretta. Oggi, infine, è stato il secondo giorno di allenamenti in casa Udinese. In mattinata la squadra ha svolto una seduta di forza in palestra, mentre nel pomeriggio ci sono state delle reali difficoltà per svolgere la seduta in campo a causa del forte temporale che si è abbattuto su Udine. Alla truppa bianconera, priva ovviamente di Molina e Larsen, si sono aggiunti i Primavera, Ianesi, Maset, Fedrizzi e Piana. Domani è in programma una sola seduta pomeridiana con i due allenamenti giornalieri che riprenderanno da giovedì. E amichevole di prestigio anche per il Pordenone, che sabato 31 luglio farà visita all'Atalanta, si giocherà a Bergamo alle 17. Abbiamo sentito dei temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio anche sulla città di Udine. Ricordiamo che è in corso un'allerta meteo di grado giallo diramata dalla Protezione Civile Regionale fino alle 6 di domani mattina per piogge, temporali e vento forti previsti appunto anche nella notte sulla nostra regione.
regione. Nel tardo pomeriggio, mentre vediamo queste immagini che ci arrivano proprio dal satellite dell'Osmer ARPA, ricordiamo che le zone colorate di rosso, di viola e di giallo sono quelle in cui si sono verificati nelle ultime ore i temporali più importanti. E dicevamo, nelle ultime ore si sono già visti alcuni effetti di questa ondata di maltempo, con alcuni alberi, alcuni rami caduti sulle strade, in particolare della Bassa Friulana, nella zona di Rivignano e la Tisana, dove si sono verificati anche alcuni allagamenti. Fino a tarda serata sono possibili dei temporali diffusi, specie sui monti e su alcune zone della pianura, meno frequenti invece sulla costa orientale. E a proposito di temporali, come detto è piovuto nel pomeriggio anche a Udine, fino a poco fa non piove più al momento, come ci racconta anche la nostra Valentina Bearzi, che è in collegamento in diretta da uno dei polmoni verdi della città di Udine, forse il polmone verde della città, ovvero il Parco Moretti, dove però negli ultimi giorni, nelle ultime settimane si sono registrati alcuni disservizi. Allora Valentina, subito a voi la linea per fare il punto della situazione. Ti vedo assieme al consigliere Pirone. Sì, buonasera Angela, siamo tornati al Parco Moretti, il polmone verde, come hai detto giustamente tu, il parco in centro cittadino, per vedere se era cambiato qualcosa rispetto alla situazione che vi abbiamo descritto una settimana fa. A sottolineare l'assenza del servizio del chiosco, che oltre a offrire ovviamente un punto di ristoro e di rinfresco, offre anche i servizi igienici alla comunità, è stato la scorsa settimana il consigliere comunale Federico Pirone. Abbiamo guardato, abbiamo osservato questo pomeriggio se qualcosa è mutato, direi di no. Sì, buonasera. Intanto, come diceva lei, ho voluto sottolineare, diciamo, questa mancanza non semplicemente per rivolgere accuse, ma per risolvere un problema e possibilmente farlo in tempi celeri. Questo è un parco, è il parco dentro la città, esclusi ovviamente il Parco del Cormone e il Parco del Torre, più grande, un parco di respiro, un parco che ha segnato una significativa riqualificazione urbana. È un parco che è frequentato dagli udinesi per il tempo libero e potrebbe esserlo ancora di più se ci fosse un'attività aperta e che ne rilanciasse anche l'immagine. Quindi in molti hanno segnalato in effetti questa mancanza. In molti hanno segnalato, chiaramente siamo nel pieno dell'estate, io insomma spero che questa segnalazione, così come le preoccupazioni anche che i residenti della zona non solo hanno espresso, possa portare appunto a risolvere il problema e adottare insomma questa struttura con questo gestore, un altro, io non è che faccio una questione ovviamente personale, di un servizio che sia insomma all'altezza di queste potenzialità. Ecco, lei ha fatto un'interrogazione alla giunta comunale, ha avuto una risposta ufficiale? Ancora no, il consiglio è convocato per venerdì. Non so se la giunta appunto risponderà già in questa occasione. Mi è stata data, diciamo, sulla stampa una risposta molto interlocutoria della serie stiamo provvedendo, ma ripeto, noi stiamo sotto la giunta e affinché ecco, questo problema venga risolto il prima possibile. Si potrebbe fare per esempio in questa struttura anche una programmazione culturale, perché no? Una programmazione musicale, artistica, insomma. Credo di idee anche in città, grazie alle associazioni ce ne potrebbero essere diverse. Ecco, non perdiamo la speranza. Anche perché in altri parchi, in altre strutture della città, questo già viene fatto con soddisfazione anche degli esercenti privati e poi delle associazioni a cui lei faceva riferimento. Sì, credo, ecco, senza voler fare paragoni e confronti, però che anche dopo il lockdown c'è voglia da parte degli udinesi e delle famiglie di trascorrere del tempo libero in qualità. Ecco, dopo essere stati diversi mesi, diverse settimane chiusi in casa, insomma l'idea di poter frequentare un parco, di poter fare magari attività fisica, socializzare, è un'esigenza ancora più sentita. Ecco, in altri luoghi c'è stata un giusto connubio tra pubblico e privato, credo che anche qui ci siano insomma le possibilità, ripeto, speriamo che la situazione venga risolta.
Noi speriamo che la Giunta Comunale accolga queste istanze in ottica anche di rendere il parco sempre più fruibile alle famiglie, e ricordiamo che il bando di gestione del chiosco che è alle nostre spalle dura fino al 2025. Ormai l'estate è quasi terminata, speriamo insomma che si possa provvedere per tempo a restituire un servizio fondamentale alle famiglie e alla comunità della città. Grazie al consigliere comunale Federico Pirone, la linea ritornata a Angela. Grazie alla nostra truppa esterna, e noi andiamo avanti aprendo la pagina dedicata agli aggiornamenti sul coronavirus e sulla vaccinazione contro il coronavirus in particolare, perché dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi oggi all'ospedale civile di San Vito al Tagliamento per l'inaugurazione del nuovo reparto di riabilitazione estensiva è arrivato un appello per l'adesione alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, un appello volto in particolare ai sanitari per recuperare terreno e vaccinare almeno altre 200.000 persone. Mi appello ai sanitari, ha detto l'assessore Riccardi, perché si vaccinino in primo luogo e in secondo luogo perché siano promotori dell'importanza della campagna vaccinale attraverso la propria esperienza. E intanto oggi in regione si sono registrati 15 nuovi casi di coronavirus a fronte di 5.484 tamponi, con un indice di positività dello 0,27%. Non si registrano fortunatamente nuovi decessi causati dal coronavirus. Stabile anche il numero delle persone ricoverate in ospedale, c'è ancora un paziente Covid in terapia intensiva, 4 le persone ricoverate negli altri reparti degli ospedali regionali, una in più rispetto alla giornata di ieri. Aumenta, anche se di poco, il numero delle persone in isolamento, 224 al momento. In Italia le persone risultate positive nelle ultime 24 ore sono state 1.534 su un totale di circa 192.000 tamponi tra molecolari e test rapidi, con un tasso di positività dello 0,8%, in calo rispetto all'1,21% di ieri. 20 le vittime in un giorno. Calano i ricoveri, sono 157 i malati in terapia intensiva, uno in meno. 1.128 nei reparti ordinari, 21 pazienti in meno rispetto alla giornata di ieri. Tornano a salire anche a livello nazionale le persone attualmente positive, il totale è pari a 40.649, con un incremento di 223 unità. Dicevamo della vaccinazione, e allora andiamo a vedere l'aggiornamento sul sito del Ministero della Salute. Ad oggi, al pomeriggio di oggi, alle ore 17, in tutto il paese erano state somministrate 58.457.573 dosi, con circa 24 milioni e mezzo di persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione, il 45,40% della popolazione over 12. I dati del Friuli Venezia Giulia ci riferiscono di 1.309.950 dosi consegnate, di queste sono state somministrate 1.184.205, il 90,4%. Dicevamo prima dell'inaugurazione oggi all'ospedale di San Vito al Tagliamento del nuovo reparto di riabilitazione estensiva. Sono stati effettuati nuovi investimenti su questa struttura, che è molto più grande della precedente, ubicata al piano terra in modo tale da agevolare l'accesso in particolare da parte delle persone disabili, e sono stati potenziati e rinnovati anche tutti gli apparecchi, tutte le apparecchiature mediche, oltre che gli spazi. Allora andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Riccardi. Vice governatore Riccardi, l'inaugurazione oggi di una struttura che sposta il baricentro sui bisogni di salute del territorio. Intanto stiamo vedendo proprio la direzione, lo spostamento culturale. La fase riabilitativa è una di quelle fasi importanti, e vediamo come questo presidio ospedaliero abbia dedicato questo spazio, una scelta profondamente voluta, perché la riabilitazione è parte del percorso di cura,
va attrezzata con le strutture adeguate e va ovviamente percorsa con i professionisti in grado di fare questo lavoro. Mi pare un grande esempio che secondo me deve essere seguito in altre strutture della regione. Qui a San Vito lei ha lanciato un importante appello ai sanitari per le vaccinazioni. Sì, è importante anche alla luce di quello che stiamo vedendo. Noi dobbiamo recuperare terreno per raggiungere quella soglia che è definita come immunità di gregge. È un lavoro difficile, è un lavoro che in questa regione deve raggiungere ancora circa 200.000 persone. Noi stiamo cercando di farlo anche coinvolgendoli direttamente e soprattutto andare a coinvolgere quelle persone che sono state colpite da questo dibattito molto complesso e a volte anche inguardabile, dove i presunti professionisti si scontravano su chi voleva il vaccino e chi non lo voleva. Allora io credo che si debba distinguere coloro che si sono vaccinati da quelli che non possono vaccinarsi, cercare di emarginare coloro che hanno deciso per scelta loro di non aderire alla vaccinazione e andare a discutere e a sostenere le ragioni della vaccinazione di tutti coloro che vivono ancora una condizione di incertezza. Questo è un appello anche al mondo sanitario, direttamente perché si vaccinino e indirettamente perché portino quelli che si sono vaccinati la loro esperienza descrivendo l'importanza della campagna di vaccinazione. E si è parlato di sanità nazionale e regionale questa mattina anche a Cividale, dove si è riunita la UIL pensionati. Andiamo a sentire le interviste che abbiamo raccolto a Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL pensionati, anche ai vertici del sindacato regionale. La pandemia ha fatto scoprire che la sanità italiana era stata taglieggiata di tutte le risorse. Si parla di 38 miliardi di euro negli ultimi 10 anni. Quali sono i punti che andrebbero cambiati subito per la sanità pubblica? Per ora abbiamo aperto tutti i tavoli col governo. Quello più importante per noi è sulla non autosufficienza, una legge quadro. Noi abbiamo circa 3 milioni e passa di famiglie che soffrono del problema di avere un nonno autosufficiente in casa e bisogna trovare soluzioni economiche, sociali e di cura. Dobbiamo avere una sanità che funziona e direi che la nostra regione ha raggiunto anche punti di eccellenza, quindi noi dobbiamo tenere ben presente questa cosa, che abbiamo avuto una sanità eccellente, quindi direi vogliamo una sanità che funzioni, che sia a misura di cittadino. Certo che va potenziato il pubblico. Direi. Parliamo dell'ultima delibera regionale. Parlo delle ultime delibere regionali, dove si parla degli accordi della regione con le case di cura private accreditate, con le strutture ambulatoriali accreditate, sono due delibere dove vengono specificate un po' gli investimenti che la regione vuole fare, che sono per un totale, sono 14 milioni, quasi 15 direi, per le case di cura, 1 milione 4 per la specialistica ambulatoriale e 5 milioni per strutture, oltre 5 milioni per strutture, quasi 6 per le strutture ambulatoriali. Via libera a maggioranza nel primo pomeriggio di oggi da parte della prima commissione consiliare alla manovra estiva di assestamento di bilancio. Ora i documenti contabili passeranno al vaglio dell'Aula nell'ultima settimana di luglio. Sentiamo Davide Zanirato. La prima commissione integrata del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato il via libera finale alla manovra finanziaria estiva. I consiglieri di maggioranza hanno votato compatti a favore del documento di economia e finanza. I quattro gruppi di opposizione, PD, 5 Stelle, Cittadini e Patto per l'Autonomia, hanno invece scelto la strada dell'astensione, mentre Furi Onsel, di Open Sinistra FVG, ha preannunciato un voto contrario. Ora i due DDL finanziari, il rendiconto e l'assestamento e il documento di economia e finanza regionale passeranno all'esame dell'Aula nell'ultima settimana di luglio. Una manovra del valore di 321 milioni di euro, come ha rimarcato l'assessore alle finanze Barbara Zilli, una dotazione finanziaria estiva aumentata ancora grazie a due emendamenti della Giunta che portano ulteriori 25 milioni alla sanità e 12 milioni alle risorse agroalimentari.
Dell'ammontare complessivo, 264 milioni derivano dall'avanzo libero, ma soprattutto da una gestione efficace, attenta e puntuale delle risorse che ci mette nella condizione di portare all'attenzione del Consiglio un dato oggettivamente straordinario, ha rimarcato l'assessore Zilli. Gli ultimi emendamenti approvati oggi riguardano il sostegno alle minoranze e lo sport per i disabili, un ulteriore contributo di 4 milioni di euro all'Interporto di Trieste, 1.800.000 euro riservati agli interventi nei porti e negli approdi regionali, 12 milioni per il comparto lattiero-caseario, per le strutture, le attrezzature e la promozione dei prodotti regionali. Torniamo alla cronaca ora. Aveva acquistato via internet la cosiddetta droga dello stupro. Il pacco sospetto però è stato intercettato dalla polizia e per un 42enne residente in provincia di Udine sono scattate le manette. Sentiamo. Un 42enne residente in provincia di Udine è finito nei guai dopo aver acquistato online la cosiddetta droga dello stupro. L'uomo, al termine delle indagini della squadra mobile di Udine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di una sostanza chimica denominata acido gamma butirolattone, un precursore del GHB, ovvero la sostanza conosciuta come droga dello stupro. Poche gocce sono sufficienti per allentare i freni inibitori. Tutto è cominciato la scorsa settimana quando la polizia ha intercettato un pacco sospetto proveniente dall'Olanda, indirizzato all'uomo. Gli agenti hanno scoperto così che il soggetto era già noto alle forze dell'ordine per reati concernenti le sostanze stupefacenti. Gli agenti si sono così presentati a casa dell'uomo nello stesso momento in cui il corriere stava consegnando la merce. Il pacco conteneva un flacone di colore bianco della capacità di ben un litro. Il contenitore è stato inviato al laboratorio della Polizia Scientifica di Padova per gli accertamenti chimici. Una volta avuta la conferma del sospetto, sono scattati sequestro e perquisizione domiciliare. La sostanza acquisita in Olanda è un solvente di tipo industriale vietato però in Italia. Ha una composizione chimica tale che una volta ingerito si trasforma facilmente nell'organismo nella famosa droga dello stupro. Questa sostanza, incolore e quasi insapore, viene utilizzata da malintenzionati con lo scopo di cancellare i freni inibitori delle proprie vittime fino a stordirle completamente e poter abusare di loro con estrema facilità. Dopo gli accertamenti in casa dell'uomo è stato ritrovato un flacone più piccolo contenente lo stesso liquido, frutto probabilmente di un acquisto precedente, alcuni grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L'uomo è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere a Udine. Nell'udienza di convalida del fermo, il GIP ha convalidato l'arresto e l'uomo è finito agli arresti domiciliari. E il Covid non è bastato per tenere a bada i narcotrafficanti. I lockdown hanno interrotto solo per un breve periodo i loro affari, ma appena le limitazioni sono diminuite, hanno riempito il mercato delle merci accumulate, fossero carichi di cocaina o di captagon, pasticche simili alle anfetamine prodotte in Medio Oriente. È quanto dichiarato dal generale Antonino Maggiore, capo della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, in un'intervista a La Via Libera .it, rivista di Libera e Gruppo Abele. Tra settembre 2020 e marzo 2021 sono state sequestrate 9 tonnellate di cocaina, più di quanto confiscato in tutto il 2019. Si sta ipotizzando anche un cambio nelle rotte dei traffici di stupefacenti. Sono aumentati infatti i sequestri di cocaina in Grecia e in Turchia, da dove poi lo stupefacente arriva al Mar Nero e quindi ai Balcani. Un cambiamento, ha dichiarato il generale maggiore, forse dovuto ai maggiori controlli e sequestri nei porti del Nord Europa. E adesso vediamo gli altri fatti di cronaca della giornata di oggi nelle Flash News curate da Valentina Bearzi. Si portano via un'auto di lusso senza pagare. Dopo un anno e mezzo il veicolo viene ritrovato a Udine. Si è conclusa bene la vicenda accaduta a un giovane della provincia di Piacenza che aveva messo in vendita la sua Mercedes, ma che al momento della consegna si è imbattuto in un gruppo di nomadi che, minacciandolo e facendo anche il nome dei Casa Monica, gli avevano sottratto la vettura senza pagare un euro. I militari della Guardia di Finanza sono risaliti all'identità dei malviventi e li hanno denunciati. Si tratta di 3 nomadi friulani con abbondanti precedenti penali che ora dovranno rispondere anche di estorsione aggravata e ricettazione. Trasportava carne senza le documentazioni europee e senza riconoscimento regionale. Durante un controllo a Monfalcone è stato fermato un trasporto di carne ad un negozio di alimentari del centro, gestito da un cittadino di nazionalità bengalese. L'azienda pordenonese che trasportava la merce tramite un furgone frigo era priva del necessario riconoscimento da parte della regione con la concessione del bollo CE. Tale documento è indispensabile per poter immagazzinare e sezionare le carni fresche per la successiva vendita alle macellerie. È stata emessa una sanzione di 10.000 euro.
Ubriaco, prima inveisce e sputa addosso agli operatori della polizia locale e poi li aggredisce a calci e pugni prima di venire arrestato. È accaduto nei giorni scorsi davanti all'ospedale di Cattinara, a Trieste. La polizia locale, giunta sul posto dopo una segnalazione, ha trovato disteso un quarantenne già noto con numerosi precedenti e in grave stato di alterazione alcolica, tanto da convincere gli agenti della necessità di chiamare un'ambulanza. L'uomo ha rifiutato però il soccorso sanitario e ha preso di mira la pattuglia, insultando e sputando contro gli operatori e poi aggredendoli a calci e pugni. I vigili sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. Dopo il tentativo di sfondamento della vetrina di meno di un mese fa, stamattina c'è stato un principio di incendio all'interno della gioielleria Croatto a Udine. A prendere fuoco un pannello vicino alle vetrine, a causa probabilmente di un cortocircuito. Fortunatamente i dipendenti sono subito intervenuti con un estintore presente all'interno del negozio, sul posto anche i vigili del fuoco. Tre bandiere verdi e due nere in Friuli Venezia Giulia nel rapporto di Legambiente Carovana delle Alpi, presentato oggi a livello nazionale in concomitanza con la partenza dell'omonima campagna di informazione che dal 2002 guida i cittadini alla scoperta del territorio alpino. In Friuli Venezia Giulia, promossa l'amministrazione comunale di Donia per i progetti di contrasto alla marginalizzazione, dalle installazioni artistiche ispirate all'agenda 2030 dell'ONU alla riorganizzazione degli spazi del Museo del Territorio, anche grazie a un efficientamento energetico. Bandiera verde poi a Lissaganis, l'Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane, per il progetto Passi Parole, che rafforza le comunità e promuove il turismo dolce ed esperienziale. Terzo versillo verde per Elisa Manige, tecnica radiologa e imprenditrice, 28 anni, ha scelto di tornare nella piccola frazione di Tiglio, nelle valli del Natisone, per far ripartire l'azienda agricola di famiglia, promuovendo la cooperazione tra donne che valorizzano i sapori del luogo. Legambiente boccia invece il consorzio turistico del Tarvisiano per i concerti rock ai laghi di Fusine, i quali, dice Legambiente, hanno un impatto non indifferente sui fragili ecosistemi montani. Bandiera nera infine a Regione e Comune di Chiusaforte per il progetto di ripristino di piste e impianti di sci a Sella Nevea, che prevede quasi 3 milioni di euro per la realizzazione di una nuova area slalom nel cuore delle Alpi Giulie, in un'area, sottolinea Legambiente, posta al di sotto della linea di affidabilità della neve ai fini turistici. E rimaniamo in montagna perché è stato riaperto a doppio senso di marcia il ponte sul Fella nei comuni di Amaro e Venzone. Ci sono voluti 4 giorni di lavori anche durante la notte per sistemare l'ex ponte ferroviario e gestire il traffico a doppio senso di marcia, consentendo così la chiusura del vecchio ponte in cemento armato sulla strada statale 52, ormai giunto a fine vita. Trattandosi comunque di una viabilità provvisoria, FVG Strade sottolinea l'importanza di rispettare tutte le disposizioni e i limiti indicati dalla segnaletica verticale installata. La prossima sfida, ha sottolineato il presidente di FVG Strade, Raffaele Fantelli, sarà quella di demolire il vecchio ponte e ricostruirlo in tempi brevi. Con una struttura mista, acciaio e calcestruzzo, sarà largo 10 metri e mezzo e avrà delle campate di circa 40 metri, quindi molto più lunghe rispetto a quelle esistenti. Prove di carico ai fini del collaudo nella giornata di ieri sul nuovo cavalcavia di Teglio Fratta, uno dei 5 cavalcavia che attraversano l'autostrada A4 nel tratto Albisopoli-Portogruaro, in corso di rifacimento nell'ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia. Durante la prova di carico, in fasi diverse, sono stati fatti stazionare sull'impalcato alcuni camion pieni di ghiaia. Il peso trasportato dai mezzi pesanti era maggiore rispetto alla media di ciò che andrà a sopportare l'intero manufatto una volta aperto al traffico. Nel frattempo i topografi di autovie, con l'utilizzo di sensori, misuravano gli eventuali abbassamenti del viadotto confrontandoli con il valore teorico di calcolo dato dal progettista. Il cavalcavia di Teglio Fratta sarà il primo ad essere aperto al traffico e conseguentemente verrà demolito il vecchio cavalcavia sul quale tuttora transitano auto e mezzi pesanti.
E chiudiamo questa edizione del nostro TG con una notizia sportiva. Abbiamo aperto con il calcio, chiudiamo con il nuoto. Ha pubblicato su Instagram le prime immagini del suo arrivo a Tokyo il friulano Matteo Restivo, medaglia di bronzo agli europei di nuoto di Glasgow. Restivo fa parte della squadra azzurra che parteciperà alle Olimpiadi e gareggerà nei 200 dorso. Le Olimpiadi inizieranno il 23 luglio e le gare, salvo alcune eccezioni, si svolgeranno senza pubblico dopo che il governo giapponese ha dichiarato lo stato di emergenza causa Covid fino al 22 agosto. Ed ecco questa l'immagine appunto pubblicata su Instagram da Restivo. Adesso, prima di salutarci, ricapitoliamo velocemente gli appuntamenti della serata su Udinese TV. Il TG ritorna questa sera alle 22.30 con l'ultima edizione, l'edizione della notte, mentre in prima serata, vi ricordo, alle 21 l'appuntamento con Case da Sogno. È davvero tutto per il momento, grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti.